Tra poco nel nostro telegiornale La Politica, con il rifiuto dell'ex ministro Maria Carmela Lanzetta di far parte della nuova giunta regionale ed ancora ampia pagina di cronaca con l'inchiesta che ieri ha portato alla maxi operazione anti-'ndrangheta, durante la quale sono state arrestate 160 persone in tutta Italia. Ritorneremo sull'inchiesta Medical Market, ossia sulle presunte truffe consumate ai danni delle assicurazioni a Corigliano Calabro ed ancora l'arresto di Domenico Antonio Mollica, latitante da 20 giorni. Il 43enne era sfuggito all'esecuzione della misura cautelare nell'ambito dell'operazione sull''ndrangheta nella capitale. Parleremo di trasporti con la querela in corso da più giorni tra Amaco e Consorzio Autolinee, di sport con la visita del presidente CONI nazionale a Cosenza e di tanto altro ancora subito dopo i nostri titoli. Vi aspetto. Caso De Gaetano, Oliveri a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica, chiarirà la vicenda con Delrio e il vicepresidente Ciconte smorza le polemiche e dice: noi lavoriamo e basta. Lo spessore criminale del presunto boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri, e gli affari della cosca in Emilia-Romagna. Intimidazioni, affari e complicità della cosiddetta zona grigia. Il prefetto di Cosenza media tra Amaco, Consorzio Autolinee e comuni di Rende e Cosenza. Presto un tavolo tecnico, nel frattempo l'Amaco riduce le corse e il consorzio si impegna a bloccare la mobilità per i lavoratori. Informatica e robotica per valorizzare l'artigianato locale. A Vibo la sperimentazione. Il presidente del CONI, Malagò, all'Unical. Il messaggio ai giovani: impegnarsi nello sport e nello studio per prepararsi al domani. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. La politica dunque in primo piano, con il rifiuto dell'ex ministro Maria Carmela Lanzetta, che agita il Partito Democratico. In attesa di chiarire la vicenda a Roma, in Calabria si lavora. L'assessore al bilancio Ciconte promette: faremo quadrare i conti. Ce ne parla Rosalba Baldino. Colpo di scena o giallo il dietro front del ministro agli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, che domani dovrebbe ufficialmente dimettersi dal governo Renzi, ha colto di sorpresa il Partito Democratico in Calabria così come a Roma. Lei sapeva, dice Oliverio, della presenza di De Gaetano in giunta. Non aggiunge altro. I fatti dicono che solo dopo la prima riunione dell'esecutivo il governatore ha appreso della decisione della Lanzetta, e cioè che l'ex ministro non avrebbe fatto l'assessore. Ci sarebbe dunque stato prima un sì, poi un ripensamento seguito da un ulteriore mistero, e cioè un messaggio da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, quasi un consiglio per Oliverio, comunicazione scritta che il governatore però dice di non aver ricevuto. C'è molto da chiarire in una vicenda che nel partito divide e che disorienta l'opinione pubblica. I post sui social ne sono la prova tangibile. Da Palazzo Alemanni però si risponde guardando agli impegni per la Calabria. Questa è una giunta, dice il neo assessore al bilancio, che rappresenta l'intero territorio. C'è Cosenza, l'area nord della Calabria, l'area centro e l'area sud, in maniera coesa. Altro impegno assunto, e non da poco, ossia far quadrare i conti. E valutare con grande attenzione quella che è la correttezza e la trasparenza sugli atti che andiamo a fare, soprattutto sui bilanci. Ho sempre diretto anche un'azienda ospedaliera più importante, credo tra le più importanti della Calabria. I conti sono sempre tornati e questa volta li faremo tornare per la Calabria. Se il centro-sinistra è alle prese con difficoltà interne impreviste, non va meglio per l'opposizione, chiesto infatti il rinvio a giudizio per Giuseppe Graziano, il neo consigliere regionale della Casa delle Libertà e tra le quattro persone indagate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Catanzaro sulle autorizzazioni per la realizzazione del parco eolico di Borgia. La cronaca adesso è destinata ad allargarsi. L'inchiesta che ieri ha portato alla maxi operazione anti-'ndrangheta coordinata dalla DDA di Catanzaro e Bologna. A breve ci potrebbero essere nuovi arresti, oltre i 160 già eseguiti. Un'inchiesta corposa che ha tracciato la capacità di infiltrazione della cosca crotonese, capeggiata da Nicolino Grande Aracri, diventata
punto di riferimento del crimine calabrese. Marisa Fallico. Eccolo qui il boss della 'ndrangheta che in queste ore sta facendo tremare la politica e l'imprenditoria emiliana, Nicolino Grande Aracri. Le immagini si riferiscono all'arresto nel marzo 2013, 56 anni, è riuscito, secondo le risultanze dell'operazione Emilia, coordinata dalle DDA di Bologna e Catanzaro, non solo a creare una nuova provincia di 'ndrangheta in Calabria, federando locali del crotonese, vibonese, lamettino, catanzarese e cosentino, autonoma da Reggio Calabria, ma a radicarsi con i suoi tentacoli nel nord Italia, in particolare in Emilia-Romagna, da sempre colonia delle cosche crotonesi, facendola diventare non una succursale, ma addirittura una centrale per gli affari della consorteria. Da qui l'eclatanza dei 160 arresti, non solo presunti gregari e affiliati, ma anche professionisti, politici, imprenditori, esponenti delle forze dell'ordine, giornalisti, avvocati della civilissima Emilia-Romagna. Un boss che, dopo aver eliminato i suoi diretti antagonisti, a cominciare da Antonio Dragone, ucciso a colpi di bazooka, dopo aver soppiantato il locale di Cirò, da sempre considerato ai vertici del crimine crotonese, è riuscita ad intessere insieme ai fratelli Domenico, avvocato penalista, ed Ernesto, una rete di rapporti che gli hanno consentito di insinuarsi e controllare gli appalti, gli investimenti, la politica in una delle regioni più ricche del paese, addirittura di avere entratura in Vaticano, si parla di un monsignore, di accedere agli ordini cavallereschi, di avvicinare, anche se tutto da confermare, un giudice di Cassazione. Uno spaccato che rende conto, qualora ci saranno riscontri processuali, della capacità di infiltrazione della 'ndrangheta calabrese, della permeabilità delle istituzioni e della sinergia letale tra politica, massoneria deviata, criminalità organizzata. Una rete micidiale saldata su affari, potere e denaro, senza alcun riguardo, come si evince dalla squallida intercettazione dei due imprenditori coinvolti nell'inchiesta che ridono dopo il terremoto dell'Emilia, prefigurando ingenti guadagni. Rete controllata, secondo gli inquirenti, in maniera maniacale da Nicolino Grande Aracri, che seguiva personalmente gli affari, dalla piccola estorsione al grande appalto. Come lui stesso amava ripetere, frasi catturate dalle cimici degli investigatori, una volta c'è stato un problema di guerra, ora, chiusa la guerra, sono tutto io. Non c'è nessuno che si leva la mattina e fa quello che vuole. Ritorniamo adesso sull'operazione Medical Market. Questa mattina, primi interrogatori a Castrovillari per l'inchiesta sulle presunte truffe alle assicurazioni avvenute a Corigliano, disposti gli arresti domiciliari per la donna che avrebbe abortito per intascare l'indennizzo. Isabella Roccamo. Andiamo avanti, ci saranno problemi con la messa in onda del servizio. Proseguiamo con la cronaca, magari con il prossimo servizio che arriva da Roma. È stato arrestato infatti dalla polizia vicino, no, ritorniamo, mi stanno dicendo, dalla regia sull'operazione Medical Market. Interrogatorio di garanzia questa mattina a Castrovillari davanti al giudice per le indagini preliminari per Stefania Russo, la donna coinvolta nell'operazione Medical Market e accusata di aver organizzato un falso incidente per simulare un aborto. Per lei accuse pesantissime. Avrebbe infatti, secondo gli inquirenti, lasciato morire il suo neonato per incassare un risarcimento maggiore da parte dell'assicurazione. La donna, secondo quanto si è appreso nel corso dell'interrogatorio, ha prima risposto le domande del giudice, ma poi ha avuto un crollo emotivo e ha preferito restare in silenzio. Lo ricordiamo, nell'inchiesta sui falsi incidenti il GIP ha disposto i domiciliari per la donna e per altre tre persone, tra cui un medico dell'ospedale di Corigliano Calabro. Ritengo, ha detto l'avvocato della donna Fabio Salcina, che la realtà dei fatti sia diversa rispetto a quanto sostenuto dalla procura, perché non c'è alcuna richiesta di risarcimento danni né la signora ha mai riscosso alcun premio. La procura, ha aggiunto, dovrà anche dimostrare se e come sarebbe stato indotto l'aborto. L'avvocato ha detto poi che ricorrerà al Tribunale della Libertà.
Le persone coinvolte nell'inchiesta dunque respingono le accuse. Certo è che dall'inchiesta condotta dalla Polstrade e dalla Guardia di Finanza emerge uno scenario davvero raccapricciante. Nell'inchiesta ci sono 140 indagati. Gli inquirenti nel corso delle indagini avrebbero accertato tra l'altro la manomissione di cartelle cliniche, ecografie ed esami radiologici e tutto per truffare le assicurazioni. Altre mamme sarebbero state pronte ad abortire solo per soldi, ma adesso spetterà alla magistratura fare chiarezza sulla vicenda. Proseguiamo adesso ancora con la cronaca. È stato arrestato dalla polizia vicino Roma Domenico Antonio Mollica, latitante da 20 giorni. Il 47enne era sfuggito all'esecuzione della misura cautelare lo scorso 9 gennaio nell'ambito dell'operazione sull'Andrangheta nella capitale Fiore Calabro. Anna Franchino. Era nascosto nel sottotetto all'interno di un locale riscaldato dalla canna fumaria Domenico Antonio Mollica, latitante da circa una ventina di giorni, arrestato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Roma nelle vicinanze della capitale. Nel bunker realizzato nel sottotetto della sua abitazione i poliziotti hanno scoperto un giaciglio, acqua, documenti, un paio di occhiali e un santino con l'immagine della Madonna di Polsi. Domenico Antonio Mollica, sfuggito all'esecuzione di misura restrittiva della libertà personale lo scorso 9 gennaio nell'ambito dell'operazione Fiore Calabro, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, era il terzo nella lista del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma a dover finire in carcere per i reati di intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso commessi per favorire l'associazione 'ndranghetista operante in Calabria e a Roma per il controllo delle attività illecite sul territorio. Gli agenti erano convinti della presenza all'interno dell'abitazione dove risiede la sua famiglia e così all'alba di oggi, in collaborazione con i vigili del fuoco per esplorare eventuali intercapedini, hanno scoperto che nella palazzina Terracielo, nel comune dell'alta provincia di Roma, non c'erano vie d'accesso visibili ma la presenza di prese d'aria esterne che hanno indotto gli investigatori ad abbattere il solaio. Ma dopo diversi colpi dalla soffitta si è sentita una voce: scendo, scendo. Era quella di Mollica, che non ha opposto resistenza. L'accesso al sottotetto era stato camuffato da un armadio a muro, il cui pannello superiore scorrevole ha rivelato l'esistenza di una botola, dalla quale il latitante si è calato giù con una corda legata all'architrave del tetto. La presenza di questo bunker è una novità per il territorio romano e rappresenta, secondo gli inquirenti, un ulteriore elemento che depone per le conclusioni che il GIP ha tratto all'esito delle indagini della squadra mobile e della Direzione Distrettuale Antimafia Romane. Lasciamo adesso la cronaca per parlare di trasporti. Il prefetto di Cosenza media tra Amaco, Consorzio Autolinee e Comuni di Rende e Cosenza. Presto un tavolo tecnico e nel frattempo l'Amaco riduce le corse per e da l'Unical e il consorzio si impegna a bloccare la mobilità per i lavoratori. Emilia Canonaco. Prossima fermata prefettura. È qui che domani le parti in causa formalizzeranno l'intesa. Consorzio Autolinee e Amaco siederanno l'uno di fronte all'altra. Dopo i giorni al veleno appena trascorsi, forse non si parleranno nemmeno. La via d'uscita dal sapore salomonico l'ha indicata il prefetto Tomau. Da lunedì 2 febbraio la circolare veloce, pur continuando a collegare Cosenza con Rende e l'Unical, potrà contare su un numero ridotto di corse. Questo consentirà agli autobus del consorzio di affiancare quelli dell'Amaco. Viene meno dunque il principio dell'esclusività, ma almeno i posti di lavoro saranno salvi. L'accordo prevede infatti che venga sospesa la procedura di mobilità dei dipendenti in servizio proprio su quella tratta. È chiaro che, come tutte le mediazioni, anche quella individuata dalla prefettura non soddisfa pienamente né il comune né il consorzio. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, affida al suo profilo Facebook delusione e sconcerto. Scrive chiaramente di essere stato costretto a scendere a patti. Definisce una assurdità l'aver dovuto fare un passo indietro solo perché soddisfare gli elementari diritti dei cittadini avrebbe significato danneggiare quello che definisce un cartello monopolista di privati. Il primo cittadino torna a parlare di lobby burocratiche regionali e non esclude la possibilità di alzare bandiera bianca e interrompere qui la sua esperienza di amministratore comunale.
Contenti al 100% non saranno neanche quelli del consorzio che da subito hanno definito illegittima e contro legge la presenza degli autobus Amaco al di là del Campagnano e che sicuramente, nonostante la stretta di mano prefettizia, andranno avanti con le azioni legali intraprese. Intanto un consigliere comunale di Cosenza, il suo nome è Claudio Nigro, rivolgendosi a Occhiuto, questa volta nella sua qualità di presidente della provincia, gli lancia una proposta: che i pullman rossi prendano l'autostrada e accompagnino i cittadini all'aeroporto di Lamezia. In realtà Amaco offre già questo servizio, si tratta della famosa navetta a chiamata, prezzo per una corsa 30 euro. L'idea invece è quella di un collegamento stabile, certo non ad un euro, ma a prezzi un po' più ragionevoli, visto che con 30 euro quasi si vola con compagnie low cost fino a Milano. Informatica e robotica per valorizzare l'artigianato locale, a Vibo la sperimentazione, sentiamo. L'artigianato che si apre alle moderne tecnologie offrendo scenari finora impensabili. Un modo di vedere l'artigianato non più legato ai lavori tradizionali ma sempre improntato alla valorizzazione dell'essere creativo, della maestria, del talento. Tra gli eventi collaterali legati a Dimenarte, questo del cosiddetto laboratorio del futuro artigiano ha permesso di valutare direttamente quanto l'informatica e la robotica possano offrire alla creazione artigiana, constatando direttamente come si possano riempire spazi vuoti con una stampante 3D oppure svuotare spazi pieni con l'utilizzo di un robot fresatore. Il mercato sta cambiando, il mercato è molto veloce e quindi per essere veloci e aggressivi gli artigiani si devono dotare di tecnologia e questo ne è un esempio. Un'occasione di particolare coinvolgimento per i giovani che hanno potuto constatare direttamente come utilizzando le moderne tecnologie si attua un lavoro artigianale che si trasforma in attività moderna e dinamica. Beh, sono delle novità davvero interessanti. Sì, noi siamo studenti dell'indirizzo informatica e telecomunicazioni dell'Istituto Tecnologico. Sicuramente queste sono delle innovazioni tecnologiche importanti. Questo è un esempio di un'applicazione della robotica, come vedete questa è un'importante esposizione della robotica. Noi andiamo a vedere quelle che possono essere le varie applicazioni della robotica nel campo quello che effettivamente è della realtà. Quindi noi abbiamo la possibilità, grazie a questa esposizione, di vedere come possiamo utilizzare la robotica. Noi nella nostra scuola studiamo sia teoricamente che poi anche praticamente quello che si può fare con la robotica e questi possono essere degli importanti spunti per poi magari, perché no, avere un'idea anche per avviare una nostra azienda, una nostra attività. Il presidente del CONI Malagò all'Unical lancia un messaggio ai giovani: bisogna impegnarsi nello sport e nello studio per prepararsi meglio al domani. Gianluca Pasqua. Qua invece ho trovato la Calabria che piace più a me, la Calabria bella, la Calabria della cultura, la Calabria della speranza. Don Mazzi si rivolge ai tanti giovani che affollano l'aula magna dell'Unical. A loro dice di non mollare, di inseguire il proprio sogno, anche a dispetto delle difficoltà e degli ostacoli. Giovanni Malagò, presidente del CONI, parlerà poco dopo. Il suo consiglio agli atleti del calcio, della pallanuoto e delle altre discipline sportive è quello di non perdere di vista l'istruzione e la formazione. Allenare la mente, oltre al fisico, aiuta ad emergere nello sport e nella vita. Malagò è a Cosenza per presentare l'iniziativa itinerante che parte proprio dalla Calabria e porterà le fiaccole olimpiche in diverse città italiane. Oggi è una giornata epocale perché esordiamo con un'iniziativa che ho fortissimamente voluto proprio qui in Calabria. Simbolicamente credo che ci abbia veramente un valore elevatissimo. Il CONI Cosentino ospiterà per 2 settimane le torce. Si tratta di un'anteprima nazionale della prima volta che i simboli dell'evento sportivo più seguito al mondo escono dalla sala delle fiaccole del CONI di Roma, un privilegio ottenuto dal consigliere nazionale Pino Abate. Orgogliosi di ricevere a Cosenza le torce delle Olimpiadi di tutti i tempi. È un evento straordinario, un evento che il presidente Malagò ha voluto che partisse da Cosenza, dalla Calabria, perché è un progetto che è partito da noi e lui ha avuto grande rispetto, grande fiducia soprattutto, e lo vogliamo ringraziare, lo faccio io a nome di tutti gli sportivi calabresi e anche dei non sportivi.
Nell'Aula Magna hanno sfilato le giovani promesse dello sport calabrese e cosentino, il settore giovanile del Cosenza Calcio, la Pallanuoto Cosenza, che milita in Serie A1, i campioni di tuffi ormai di livello internazionale, gli atleti dell'atletica, dello squash e di altre discipline. È una festa dello sport, della Calabria dei giovani. Questi eventi ci aiutano a far crescere la cultura dello sport ed avvicinare i giovani in questo nostro mondo, proprio perché è un mondo sano, un mondo bello, è un mondo che fa divertire e fa stare bene. E la provincia di Cosenza ha ospitato un incontro tra Don Antonio Mazzi e rappresentanti delle diverse associazioni che operano nel sociale del servizio. Don Antonio Mazzi, che ha da poco aperto anche a Cosenza una sede della sua associazione di volontariato Exodus, è tornato in città per conoscere i rappresentanti delle diverse associazioni che si occupano di assistenza sociale sul territorio. Lo scopo è quello di creare una vera rete che possa operare nel sociale. Cosenza offre tante opportunità, tante ricchezze da questo punto di vista, ci sono moltissimi che si dedicano al volontariato. Oggi abbiamo voluto creare questa occasione, questa opportunità, anche approfittando della presenza di Don Mazzi. Don Mazzi ha questa grande carica emotiva che trasmette, e abbiamo voluto incontrarci, diciamo, anche in modo abbastanza conviviale intorno ad un tavolo con molte associazioni, con le persone che ispirano queste associazioni, per capire come in futuro poter anche creare possibilità di questi nuovi incontri e anche di una rete che possa in qualche modo portare un vantaggio a tutta la comunità. Ma come si può aiutare davvero chi ha bisogno? Per prima cosa è necessario infondere serenità. Uno, quando vede un volontario, deve vedere la serenità, deve vedere la testimonianza, deve vedere la positività. E soprattutto quando uno lavora, un volontario lavora con gli altri, va bene? Deve in qualche maniera, quando va via, deve lasciare l'altro diverso, non sano, ma diverso. Che abbia questa dolcezza, questo ricordo, questo dolce ricordo di questo incontro, come capita quando incontriamo un amico, insomma, in fondo no. Tu quando incontri un amico, dopo te lo ricordi. Ma non perché ti ha portato chissà che cosa, perché hai rincontrato un amico. Ecco, noi dobbiamo andare a fare i volontari con questo clima. Perché se abbiamo questa faccia, questo clima, non cambieremo il mondo, ma lasciamo più sereni quelli che soffrono. Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo. Ben ritrovati da cosenzameteo.it. La goccia di aria fredda in quota che ha investito nella giornata di ieri l'intero sud Italia, come testimoniato dalle foto in sovraimpressione, ha provocato nevicate a bassa quota. Anche Cosenza è stata imbiancata. A tal proposito è da dire che tale nevicata è stata causata da complessi fattori legati al particolare microclima della Valle del Crati, ed infatti nessun meteorologo l'aveva prevista. Anche noi facciamo un piccolo mea culpa. Sebbene in effetti siamo stati gli unici ad avvertire, con un apposito aggiornamento la sera prima, della possibilità di eventi nevosi a quote molto più basse di quelle usualmente previste da altri. Dopo questa doverosa precisazione, mi preme sottolineare il fatto che da domani saremo investiti da una intensa perturbazione di origine artico-marittima, che romperà nel bacino del Mediterraneo, provocando la formazione di una bassa pressione al suolo, convogliante su di noi intense correnti occidentali, che apporteranno nella giornata di venerdì una fase di forte maltempo, con piogge intense, neve a quote medio-alte, venti forti e mareggiate, soprattutto sui versanti tirrenici regionali. Diamo adesso uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria. Nel corso della sera la nuvolosità andrà espessendosi, iniziando a produrre in tarda serata le prime piogge lungo tutti i versanti tirrenici e le prime nevicate oltre i 1400-1500 metri. Temperature in diminuzione le minime, in leggero aumento le massime. Domani cieli ovunque e per tutta la giornata molto nuvoloso coperti, con piogge intense ed abbondanti, anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, soprattutto sui versanti alto-tirrenici, mentre sul Reggino Tirrenico e Vibonese il maltempo sarà maggiormente presente nella seconda parte della giornata. Nevicate su Sile e Pollino inizialmente oltre i 1600-1700 metri, per poi scendere in tarda serata oltre i 1000-1100 metri. Sullo Spromonte e Serre Vibonesi la neve cadrà solo in tarda serata oltre i 1200-1300 metri.
Temperature in aumento le minime e leggera diminuzione le massime per la compatta copertura nuvolosa. Diamo adesso il consueto sguardo a mari e venti. Domani il Tirreno sarà agitato o addirittura molto agitato. Lo Ionio sarà molto mosso o agitato, tranne il Golfo di Corigliano che sarà mosso. Venti occidentali generalmente forti, molto forti sul Tirreno. Per essere sempre aggiornati sulle ultime evoluzioni delle condizioni meteo, vi rimando alla nostra sempre più apprezzata pagina Facebook, su cui troverete aggiornamenti dell'ultima ora, come avete visto molto importanti in certi frangenti, foto, video e reportage dalle zone più belle della nostra regione. Bene, l'appuntamento odierno con la previsione del tempo termina qui, grazie ed arrivederci. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio Michele Caviregia, Giuseppe Costanzi messi in onda ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.